Benvenuti all'appuntamento con Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Brutale pestaggio in stazione Garibaldi a Milano, tre persone si avventano su un 23enne ucraino, uno è stato raggiunto e denunciato, gli altri due sono ancora da identificare. Due giovani investiti in altrettanti incidenti stradali, entrambi lottano per la vita, nel weekend il primo schianto a Chiesa Rossa, stanotte l'altro scontro in piazza Tripoli sulla circonvallazione. Aperto un varco nel muro di cinta dello stadio di Magenta durante la partita contro Pavia, si sospetta che sia il risultato dell'esplosione di un maxi petardo o di una bomba carta. Il vincolo su San Siro lo hanno posto i milanesi, il presidente del Senato La Russa prende posizione contro la demolizione, intanto il Milan conferma avanti sul progetto a San Donato. La parlamentare e consigliera comunale leghista di Milano Silvia Sardone è stata messa sotto scorta il provvedimento dopo l'aumento delle minacce da parte degli estremisti islamici. Un'aggressione in stazione Garibaldi a Milano, vittima un giovane di origine ucraina e il pestaggio è stato ripreso dai telefonini dei passanti. Vi mostriamo le immagini, avvertiamo che abbiamo levato le sequenze più impressionanti, ma si tratta comunque di un video piuttosto esplicito. Calci, pugni, schiaffi e tanta violenza immortalata in due video che stanno facendo il giro del web. Cosa ha scatenato tutto questo? Non è ancora chiaro, ma secondo gli inquirenti che stanno svolgendo tutte le indagini del caso, si tratta di una rissa scatenata per futili motivi. Nel video si vede un gruppo di tre giovani di origini centroafricane prendersela con un ragazzo dai tratti caucasici. Il pestaggio è avvenuto poco dopo le 20:30 di domenica sera nella stazione di Milano Porta Garibaldi. I tre, dopo averlo buttato a terra, si accaniscono per diversi secondi con schiaffi e calci mentre la vittima si protegge la testa con le mani. E la violenza non si ferma neppure quando la vittima si trova a terra, totalmente inerme. Alla scena hanno assistito numerosi passanti che si trovavano all'ingresso dello scalo ferroviario. Così sono state allertate le forze dell'ordine che sono sopraggiunte sul luogo pochi minuti dopo. I poliziotti della Polfer, aiutati dai militari dell'esercito, hanno così bloccato uno dei tre presunti aggressori, individuato nelle vicinanze con le descrizioni fornite dai testimoni. L'uomo, 27enne del Mali, ha però cercato di aggredire anche loro, ma è stato immobilizzato e poi denunciato con l'accusa di rissa in concorso con ignoti. I due complici sono riusciti per ora a far perdere le proprie tracce. Il ragazzo del pestaggio, 23enne ucraino, è stato trasportato in codice verde in pronto soccorso. In mattinata invece due addetti dell'azienda dei trasporti sono stati aggrediti in metropolitana a Milano mentre cercavano di allontanare uno sbandato dal mezzanino di una stazione. Entrambi hanno riportato 7 giorni di prognosi mentre l'aggressore è stato arrestato dalla polizia. Avrebbe dovuto trovarsi in una residenza protetta Domenico Livrieri, l'uomo accusato di aver ucciso la vicina di casa Marta Di Nardo nel quartiere Città Studi di Milano. Il suo trasferimento in una struttura di cura e detenzione era stato disposto il 31 marzo dello scorso anno in seguito a un reato di violenza sessuale e lesioni. Il provvedimento non era mai stato attuato nonostante i ripetuti solleciti del pubblico ministero perché non c'erano strutture disponibili. Ora l'uomo si trova in carcere, l'arresto è stato convalidato dal GIP. Durante l'interrogatorio Livrieri avrebbe detto: «Mi dispiace, ma è colpa di chi non mi ha aiutato». Ancora incidenti stradali a Milano e si teme per le sorti di un giovane stato investito nella notte in piazza Tripoli. Le dinamiche e dunque le responsabilità sono ancora da chiarire, ma l'impatto è stato di quelli devastanti. Domenica sera, intorno alle 21:30, un uomo è stato travolto da un taxi in piazzale Tripoli, zona semicentrale del quadrante ovest della città. I mezzi di soccorso, intervenuti rapidamente con un'ambulanza e un'automedica, hanno intubato sul posto il giovane e l'hanno trasportato in codice rosso al Niguarda. Nelle prime ore dopo l'accaduto, l'uomo, che dovrebbe essere un 25enne,
ventenne di nazionalità brasiliana sembrava versare in condizioni disperate. Col passare del tempo però alcune buone notizie hanno cominciato ad emergere. L'ultimo bollettino spiega che il ragazzo è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Niguarda con un trauma cranico e fratture multiple. Le sue condizioni però vengono ora definite stabili, anche se la prognosi resta riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, l'ipotesi a cui starebbero lavorando gli agenti della polizia locale è quella di un impatto avvenuto mentre il giovane stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, mentre l'auto bianca procedeva lungo la corsia preferenziale al centro di Viale Bezzi, proprio all'altezza di Piazzale Tripoli. Subito dopo il tremendo impatto, il tassista ha immediatamente accostato e chiamato i soccorsi, arrivati in pochi minuti. L'identificazione del giovane rimane ancora irrisolta dal momento che non aveva con sé documenti d'identità, ma soltanto una carta di credito dalla quale sembrerebbe avere nazionalità brasiliana. Stabili anche le condizioni dell'altro pedone, un 26enne, investito a Milano sabato sera e gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto che viaggiava ad alta velocità in via della Chiesa Rossa lungo i Navigli, un impatto che avrebbe fatto volare il giovane a 18 metri di distanza. In entrambi i casi la polizia locale si sta occupando di tutti gli accertamenti e sta visionando i filmati delle telecamere di zona per accertare le dinamiche dei due incidenti. Il dibattito sulla mobilità a Milano va avanti. Alla fine della scorsa settimana il sindaco Sala aveva rilanciato sull'ipotesi di chiudere il traffico, il quadrilatero della moda e le vie circostanti. Oggi sul tema è intervenuto il ministro Salvini. Continua la polemica sollevata dal centrodestra contro la proposta presentata dal sindaco di Milano Beppe Sala di chiudere le vie del quadrilatero della moda ai veicoli privati. Questa volta a parlare è stato il vicepresidente del Consiglio e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che in occasione di un evento sul tema dell'intelligenza artificiale e dei vantaggi che questa può avere per le imprese ha voluto esprimere la sua contrarietà al provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore entro i primi 6 mesi del 2024 e chiudere così definitivamente alle macchine il centro storico. Va bene che anche a Milano qualcuno che ritiene che le auto siano un pericolo e bisogna venire a lavorare solo in monopattino o in bicicletta. Milano è la capitale del lavoro, lasciateci lavorare. Vorrete un po' di intelligenza artificiale anche in qualche assessorato, senza fare nome e cognome, perché è molto più bucolico venire a lavorare da Cinisello o da Sesto in bici. Però vienici a novembre con la nebbia, con la pioggia, cosa ti fai? La Milano mela in bici. E quindi se c'ho il furgone, c'ho la macchina, lasciami lavorare. Da una polemica all'altra, il leader della Lega è tornato anche su un tema a lui caro, quello del nucleare. Solo pochi giorni fa Salvini infatti aveva ipotizzato la possibilità di costruire un nuovo reattore nucleare proprio a Milano, evidenziando come fosse un'energia sicura, pulita e vantaggiosa per tutti, una possibilità però che era stata subito spenta sul nascere dalle dichiarazioni del primo cittadino milanese. Il nucleare secondo me è fondamentale, chi dice di no al nucleare oggi o non capisce o è ignorante, preferisce dipendere dal gas russo, algerino o dalle centrali a carbone cinese, e quindi però nucleare che ti porta al riscaldamento a scuola, in ospedale, all'asilo nido, in tribunale o in conto, il nucleare che distrugge è un altro conto. Si sta indagando su quanto accaduto ieri pomeriggio allo stadio di Magenta durante la partita fra Magenta e Pavia. Una parte del muro di cinta dello stadio è stato abbattuto, probabilmente con un grosso petardo o una bomba carta. È stato un artificio esplosivo, forse addirittura una bomba carta a far crollare parte del muro di cinta dello stadio di Magenta. Questo quanto accaduto domenica durante il match di cartello di eccellenza fra i padroni di casa del Magenta e il Pavia. I fatti sarebbero accaduti durante l'intervallo della partita di calcio, quando le decine di spettatori presenti sugli spalti del comunale di Magenta hanno sentito chiaramente il rumore del petardo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Una prima ipotesi al vaglio dei militari punterebbe sulla tifoseria ospite. Ulteriori indagini verranno sviluppate in collaborazione anche con la Digos di Pavia. Per la cronaca poi, gli ospiti si sono imposti sul campo del Magenta per 3-1, ma non è chiaramente questo ciò che importa all'amministrazione comunale di Luca Del Gobbo e ai magentini.
Così come i responsabili sono ancora da trovare, anche i danni restano da quantificare. Subito dopo la partita, poi nella mattinata di lunedì e verosimilmente per lungo tempo, le transenne rimarranno a delimitare l'area dell'esplosione e i bancali a coprire il varco creato nel muro dello stadio. Il timore chiaramente è quello che ora, con il passaggio impedito solo da transenne, sbandati o malintenzionati, possano introdursi all'interno della struttura. Nello stadio di Magenta, quello di San Siro, mentre si continua a discutere dell'opportunità o meno di una sua demolizione, il Milan sta continuando a puntare sull'idea di costruire un impianto a San Donato. Si aggiunge un altro capitolo alla lunga storia che ormai da anni vede protagonista lo stadio di San Siro. Nei giorni scorsi infatti il sindaco di Milano Beppe Sala aveva dichiarato di voler sfidare il parere della sovrintendenza e ricorrere al TAR contro la decisione di porre il vincolo storico sul secondo anello del Meazza, cosa che rende di fatto impossibile il suo abbattimento per costruire nella stessa area un nuovo stadio. Per il presidente del Milan Paolo Scaroni è una decisione che arriva però troppo tardi. Alla fine del consiglio d'amministrazione per l'approvazione del bilancio del club, Scaroni ha infatti accolto con piacere la notizia che Sala si stia muovendo verso la rimozione del vincolo, ma il rammarico, ha detto il presidente del Milan, è dovuto al fatto che se queste mosse fossero state fatte 4 anni fa, lo stadio l'avremmo già costruito, ma adesso, ha continuato Scaroni, finché il vincolo sta in piedi, l'ipotesi San Siro non esiste. Il presidente del Milan ha infatti annunciato di voler andare avanti con l'ipotesi di un nuovo stadio per i rossoneri a San Donato. Già è stata presentata la richiesta di variante e ora il club sta studiando tutte le ipotesi con un progetto che punta ad ospitare oltre 70.000 visitatori. Dall'altro lato invece, sostenitore del vincolo storico sul Meazza è il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha nuovamente espresso il suo parere contrario all'abbattimento di San Siro per far posto ad un nuovo stadio. Ma il vincolo della sovrintendenza si aggiunge al vincolo dei milanesi. I milanesi non vogliono abbattere San Siro, anche se non ci fosse il vincolo. È la scala del calcio nel mondo. Se uno parla di Milano, la prima cosa che parli è il Duomo, che sai è il Duomo. La seconda cosa è la scala. La terza cosa è San Siro. È come abbattere a Parigi la Torre Eiffel, nessuno la abbatterebbe. San Siro non è solo lo stadio, ci sono anche gli ippodromi che sempre più spesso vengono utilizzati per ospitare concerti anche in contemporanea con le partite di calcio e si sta facendo un ulteriore passo avanti per evitare la contemporaneità dei grandi eventi tra stadio e ippodromi. Si riapre il dibattito su San Siro. No, non stiamo parlando dello stadio, o perlomeno non soltanto. Mentre ancora restano punti interrogativi sul futuro del Meazza, è l'intero sistema degli ippodromi a tornare di attualità. Il motivo è l'ordine del giorno depositato da alcuni consiglieri comunali della maggioranza che chiedono di ridurre il tetto massimo di partecipanti agli eventi e ai concerti nell'area. La questione era sorta circa un mese fa, dopo che un doppio evento in contemporanea, una partita di calcio al Meazza e un concerto all'ippodromo La Maura, avevano di fatto riversato sul quartiere decine e decine di migliaia di persone, con il conseguente tilt di mezzi, traffico e servizi, senza considerare che ogni singola aiuola della zona si era trasformata in area di parcheggio selvaggio. Per questo, dopo quell'esperienza, la giunta di Palazzo Marino aveva deciso di imporre un tetto massimo di persone nella zona e la soglia era stata fissata a 78.500 persone, valida a partire dal 2024. Ora la stessa maggioranza di Palazzo Marino chiede di poter rivedere al ribasso questa cifra. Nello specifico a proporre la modifica sono stati i consiglieri della lista Sala Gabriele Rabaiotti ed Enrico Fedrighini, un'idea che il sindaco Beppe Sala commenta così. Beh, mi sembrava ben fatta, però sentiamo anche il consiglio cosa suggerisce, quindi diciamo, siccome l'ho fatta non posso che difenderla, ma al contempo ovviamente siamo disponibili al dialogo e se servisse modificarla. Dobbiamo gestire un paio di situazioni, ma le gestiremo per evitare appunto che ci siano situazioni del genere. Torniamo alla cronaca, sono 46 le persone morte sul lavoro nel 2023 in Lombardia e ci si chiede come fare, da una parte la formazione e dall'altra i controlli, che però non sono facili.
46 è questo il numero delle persone che dall'inizio del 2023 hanno perso la vita mentre si trovavano al lavoro. Un numero inaccettabile che obbliga le istituzioni politiche a riflettere e mettere in campo delle possibili soluzioni per questa piaga sociale. Non possiamo non ricordare gli appelli che il Presidente della Repubblica continuamente rivolge a tutte le istituzioni per riuscire a mitigare, a ridurre, io vorrei dire ad annullare questa piaga delle morti sul lavoro, che sono assolutamente inaccettabili. In Lombardia purtroppo abbiamo dei numeri che sono sempre troppo alti, ad oggi registriamo 46 vittime solo durante quest'anno, la cosa è assolutamente intollerabile, dobbiamo fare di tutto per cercare di controllare meglio quella che è l'attività nei cantieri, sorvegliare, formare contro i rischi di chi lavora, ma poi arrivare poi a eliminare questa piaga che non possiamo assolutamente tollerare. Dobbiamo sicuramente aumentare quelli che sono i corsi di formazione, ma dobbiamo soprattutto farla sul luogo di lavoro. I corsi che si fanno nelle aule a livello così didattico sono importanti, ma non sono quelli che svoltano. La svolta è quando si fa formazione mentre la gente lavora, per spiegare loro quelli che sono i rischi che stanno correndo e quelle che sono le iniziative per riuscire a risolvere. Su questo fronte ci sarebbero delle criticità evidenziate dal presidente della regione Attilio Fontana, per esempio come reperire e assumere le persone che potrebbero essere responsabili dei controlli sul lavoro. C'è qualche difficoltà o ci sono parecchie difficoltà ad assumere, a reperire le persone che potrebbero essere responsabili dei controlli, perché purtroppo anche il rappresentante nazionale ha detto che in tutta Italia sono riusciti a trovarne 700, quindi è chiaro che sono numeri piccolissimi, noi dobbiamo andare avanti in questa direzione comunque con la massima attenzione. Abbiamo recentemente istituito una cabina di regia per rendere ancora più flessibile il lavoro e più immediato, quindi gli ambiti sono quelli che sono stati detti, sono formazione, sono rispetto delle regole, sono comunicazione e dobbiamo andare sempre più veloci in questa direzione. Terribile serata per un uomo residente ad Albairate che è stato vittima di una rapina nella sua abitazione. Vivere in piccoli comuni di provincia e magari al di fuori dai centri abitati può presentare degli inconvenienti non di poco conto. Ad Albairate, nell'Abbiatense, una banda di criminali è entrata in una casa di campagna, ha minacciato e poi anche picchiato il 60enne proprietario dell'abitazione. Erano in quattro e a volto coperto gli uomini che si sono introdotti nella casa dell'uomo all'ora di cena con lo scopo di rubare quanto fosse presente in casa. Il proprietario, un 60enne, avrebbe quindi svuotato sotto minaccia delle armi la sua cassaforte sperando di essere almeno risparmiato alla violenza. Ma in situazioni come quelle verificatesi ad Albairate chiaramente la prima paura è quella per la propria incolumità. Purtroppo però l'incubo non è finito. I quattro criminali hanno poi picchiato il proprietario di casa, tanto che è stato portato all'ospedale di Magenta in codice giallo, da dove sono poi partite le segnalazioni alle forze dell'ordine. Al momento la refurtiva è ancora da quantificare, ma i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso stanno proseguendo le indagini per riuscire a dare un nome e un volto ai quattro uomini della banda che potrebbero altrimenti continuare a seminare il panico fra le campagne dell'Abbiatense. Europarlamentare, consigliera comunale a Milano per la Lega, Silvia Sardone, è stata posta sotto scorta per via dell'aumentare delle minacce da parte degli estremisti islamici. L'eurodeputata della Lega Silvia Sardone da qualche giorno è finita sotto scorta a causa dell'aumento considerevole delle minacce di morte a lei stessa e ai suoi figli da parte di utenti di fede islamica per le sue posizioni sul velo islamico, sull'islamizzazione dell'Europa e sulle moschee abusive. Evidentemente per questi estremisti è particolarmente fastidioso che a esprimere certe idee sia una donna libera e non sottomessa in silenzio come piacerebbe a tanti di loro, spiega l'europarlamentare
parlamentare in una nota. L'esponente leghista è spesso sulle barricate e non ha paura a esternare le sue posizioni sul velo islamico, sull'islamizzazione dell'Europa e sulle moschee abusive. Anche recentemente ho segnalato agli organi competenti le nuove minacce di morte che mi sono state inviate sui social e via mail. Nonostante le ovvie preoccupazioni in famiglia, continuerò a esprimere liberamente le mie opinioni. Non arretro sui nostri valori messi in pericolo dall'estremismo, ha dichiarato, lasciando intendere che non saranno le minacce a costringerla a un'autocensura che non ci sarà. Credo fermamente che in Europa e anche in Italia ci siano pericoli di radicalismo e di un'islamizzazione crescente nelle nostre città. Di fronte a un islamismo che prende forza, è preoccupante che ci sia un atteggiamento debole, in particolare delle istituzioni europee, che rispondono con il buonismo e il politicamente corretto, ha aggiunto, sottolineando come sia un diritto la difesa delle tradizioni locali a scapito di una sostituzione. A seguito dell'esplosione degli scontri tra Israele e Palestina si sono susseguite a Milano diverse manifestazioni in vari sensi, però le ultime manifestazioni per la Palestina sono stati uditi anche cori antisemiti. Una denuncia in questo senso arriva da più parti. Nel corso dell'ultimo corteo a favore della popolazione di Gaza che ha percorso le strade della città, intorno ad un'enorme bandiera palestinese sono salite le voci di cori in arabo da parte di alcuni manifestanti, cori che hanno scatenato la reazione immediata della comunità ebraica milanese, il cui presidente, Walker McNaghi, ha chiesto l'intervento del sindaco Sala e del governatore Attilio Fontana. La traduzione del coro incriminato, spiega McNaghi, direbbe «apriteci i confini, così potremo uccidere i sionisti, gli ebrei». Il console onorario di Israele, Marco Carrai, si è detto pronto a presentare denuncia in procura per apologia di delitti con finalità di terrorismo e ha chiesto al sindaco Sala di impedire questo genere di manifestazioni, richiesta a cui il primo cittadino ha replicato così. Sulle manifestazioni e sull'autorizzazione della manifestazione io non posso nulla, nel senso che è di responsabilità di prefetto di questore. Ho chiesto, ma di fatto ne ero già sicuro, insomma, la conferma che tutte le volte che c'è una manifestazione delicata si lavora con la procura in maniera tale che la manifestazione è sotto osservazione. Al momento il procuratore Marcello Viola, che coordina il pool antiterrorismo, attende la relazione della Digos e non c'è ancora un fascicolo aperto. Cambiamo argomento. Comune di Magenta e Guardia di Finanza siglano un patto per il monitoraggio degli appalti finanziati con il PNRR. Il Comune di Magenta e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa a salvaguardia delle risorse del PNRR, spesso in questi anni preda di truffatori o di chi prova ad arraffare denaro pubblico a scopi privati. L'accordo, firmato dal sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano, il generale Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione per garantire proprio l'uso lecito delle risorse destinate al Comune di Magenta per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del PNRR. Oggi siamo qui a Magenta per sottoscrivere un importante protocollo d'intesa con il sindaco che statuisce una collaborazione fra il Comune di Magenta e la Guardia di Finanza nello scambio di informazioni con riguardo al PNRR. Una nuova collaborazione che quindi consentirà in primis di prevenire e poi eventualmente reprimere eventuali fenomeni di frodi o di cattiva gestione dei soldi stanziati per la realizzazione di importanti progetti finanziati col PNRR. Nel dettaglio, il Comune si è impegnato per il prossimo triennio a fornire alla Guardia di Finanza degli input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità e a mettere a disposizione del Corpo dati e informazioni utili. L'intesa prevede anche lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune di Magenta. Intanto ringrazio davvero il generale Mazzotta, la Guardia di Finanza, per questo importante protocollo d'intesa. Come abbiamo già spiegato, ci consentirà di affrontare in modo più dettagliato e approfondito tutti i temi legati al PNRR, quindi con un ausilio, con una formazione, con una possibilità di interlocuzione per noi veramente importante. Poi credo che questo protocollo d'intesa riconfermi da sempre un po', diciamo, l'amicizia e il ruolo di collaborazione istituzionale
comunale tra il nostro comune, il comune di Magenta e la Guardia di Finanza, che ti ricordo ha un'importante anche sede proprio nella nostra città. Quindi davvero oggi credo qui a Casa Giacobbe, in una cornice anche storica importante per la nostra città, abbiamo voluto firmare questo protocollo d'intesa perché è importante, dicevo, come prima, per il PNRR, ma non solo. Vediamo qui l'edizione Milano, tra poco il meteo, dopodiché ci ritroveremo con l'edizione Pavia.